Ciao a tutti, buon pomeriggio e benvenuti a GQ Telefono Casa. Continuano i nostri appuntamenti con gli sportivi e oggi abbiamo un super campione, il trail runner e pluricampione Marco De Gasperi. Eccolo, puntualissimo. Dove sei? Sono Ma dove sei? un'azienda, come puoi vedere sono quasi, diciamo, sullo sfondo di una parete molto importante qua nell'azienda Scarpa, che è praticamente l'azienda che mi ha accolto da pochissimo come brand manager per il settore del trail running. Esatto, ora spieghiamo bene tutto. Ah, ok, no, perché non riuscivo bene a capire infatti dove tu ti trovassi. Intanto, vabbè, non hai bisogno di presentazioni, però ti sei un ultra campione cioè ti sei stato 6 volte campione del mondo, vero? Sì, esatto. Sì. Nella mia carriera ho avuto sì, questo riconoscimento per molte volte. Ecco, diciamo, è stata una bellissima sorpresa quella di poter vincere più volte questo titolo. Intanto, allora, spieghiamo bene a chi ci sta seguendo in cosa consiste il trail running, che è una disciplina comunque un po' particolare e magari non tutti sanno esattamente di cosa si tratta. Certo. Allora, il trail running è la corsa in natura, è diciamo la parte quella più spettacolare della corsa off-road. Si corre sui sentieri, si corre sul limite delle rocce, si corre sulle creste, allora diventa un pochino più spinto e si sfora nello skyrunning. Però diciamo tutto l'insieme della corsa off-road che regala adesso in questi ultimi anni la possibilità a tantissimi appassionati del running anche di avvicinarsi appunto a un mondo un pochino più ecologico, un pochino più a contatto con la natura, che è appunto questa particolarità della corsa. Diciamo, la corsa in montagna, anche così chiamata per tradizione, l'Italia è una delle nazioni faro su questa tipologia di corsa a livello mondiale, perché nel campionato mondiale che si svolge dal 1985 ha vinto per oltre 25 volte la Coppa del Mondo, quindi per far capire quanto l'Italia è forte in questo tipo di competizioni. E noi abbiamo questa tradizione fortissima perché chiaramente abbiamo delle bellissime montagne. Oh, da cosa deriva questa tradizione Allora, è italiana? l'insieme delle cose. In realtà non è solo una questione geografica del fatto che noi siamo al centro delle Alpi, ma anche altri stati lo sono. In realtà è proprio una cultura, una tradizione che arriva appena dal dopoguerra, quando appunto queste gare si svolgevano già con una formula di marcia di regolarità anche a coppie o a squadre. E poi successivamente si è evoluta formandosi proprio strutturandosi in un reale sport individuale. Si gioca a squadra anche, cioè i protagonisti vengono selezionati con dei campionati italiani e vanno a formare la squadra nazionale e da qui appunto il team più vince, che porta più punteggio vince anche la Coppa del Mondo. Negli ultimi anni si è creato anche una diversa tipologia di campionati. Ci sono quelli di trail running in questo periodo che vanno per la maggiore e è una disciplina che arriva a distanze anche maggiori, si arriva anche a 80-90 km di distanza, mentre diciamo la corsa in montagna classica era solo di 15 km, che sono i mondiali che io poi ho vinto. Senti, il posto più spettacolare dove ti è capitato di correre? Ma diciamo che ho corso in tutto il mondo, sui vulcani più alti della Terra, in tantissime montagne, proprio in ogni angolo del globo. Però forse quella che mi è piaciuto di più particolarmente è correre sul vulcano Mauna Kea, che è un vulcano delle isole delle Hawaii. È tra l'altro considerata la montagna più alta del mondo perché logicamente ha una parte sommersa che si eleva praticamente nella sua completezza oltre il dislivello dell'Everest, è alta più di 9.000 metri e quindi ecco, questa è la parte più così curiosa di dove ho corso.
E comunque è un tipo di corsa anche un po' pericoloso, invece il percorso forse più pericoloso, o la volta che hai detto vabbè, qui forse va a finire male. Beh, allora io ho anche partecipato a delle gare un po' particolari sulle montagne della Terra. Ho corso sul Monte Elbrus, che è la montagna più alta d'Europa, è 5.600 metri. Poi ho realizzato anche dei progetti personali, dei tentativi di record, che fortunatamente sono anche andati a buon fine, sul Monte Bianco, partendo da Courmayeur e ritorno, lungo la Via Italiana, che comunque è una delle vie più classiche delle nostre Alpi sul Monte Bianco. Poi ho realizzato anche il record del Monte Rosa, partendo dall'Agnia Valsesia e ritorno, in un tempo che normalmente, diciamo, un alpinista normale ci impiega 2 giorni, e io ci ho messo circa 4 ore per andare e tornare. Madonna, che io tutte le volte in montagna che appunto becchi quelli che fanno trail running, ti tappi gli occhi perché dici, vabbè, questo casca per forza, va a finire di sotto per forza del burrone, non ci sono altre possibilità. Te devi avere un controllo del tuo corpo incredibile. Beh, sono caratteristiche che, diciamo, vengono un po' a vantaggio di un atleta che poi tutti i giorni è su queste tipologie di terreni, in questi campi, ed è molto interessante sviluppare una sensibilità maggiore. Ma viene così come un allenamento normale, come quando uno va in palestra e si scolpisce i muscoli. Un runner che corre in montagna quotidianamente sta sulla palestra naturale, che sono i boschi, sono i sentieri, sono le rocce e quant'altro, e si costruisce appunto diciamo, questo bagaglio anche di esperienze, e soprattutto un bagaglio fisico che ti porta poi a essere sicuro in queste condizioni. Senti, tu hai iniziato molto presto. Ho letto che è una passione che hai ereditato da tuo padre. Sì, ho iniziato da bambino, si può dire che comunque ero affascinato dai discorsi che mio papà quotidianamente, o comunque spesso mi raccontava, perché è stato sicuramente uno dei pionieri di questo sport. E così mi immaginavo anch'io un futuro radioso come quello di mio padre. Poi in realtà, vabbè, mio padre non l'ha fatto come professionista. Io invece nel 2000, all'età di 23 anni, sono entrato a far parte del gruppo sportivo forestale, e per oltre 15 anni ho svolto questa attività proprio come professionista. E senti, secondo te quali potrebbero essere i motivi per approcciarsi al trail running? E perché diciamo è una maniera di vivere la montagna, delle tante che ce ne sono, per te bella o importante o che consiglieresti? Beh, io credo che l'aspetto più fondamentale a questo punto sia la riscoperta appunto della natura, che ognuno di noi, anche in questo momento di lockdown, dove siamo stati costretti a rimanere in casa, anche segregati, se così possiamo anche dire, in modo qualche volta pesante, opprimente, il riscoprire il fatto di poter uscire, ma a contatto con la reale natura, con quello che di bello abbiamo sulle nostre montagne, nelle nostre vallate, sia veramente gratificante a questo punto. Io spero che anche questa esperienza negativa ci insegni che la vicinanza con la natura e il rispetto per questi luoghi, vissuti qualche volta anche correndo, camminando, perché è difficile approcciarsi anche correndo subito sui sentieri. Bisogna farlo per gradi, chiaramente. Però tutto questo, ecco, secondo me, ci viene d'aiuto proprio per il fatto di avvicinarci di più a un mondo più ecosostenibile e più vivibile a contatto con la natura. Esatto, perché peraltro adesso che siamo alle porte della fase 2, sulla quale c'è ancora un po' di confusione, non è che veramente abbiamo capito bene cosa potremo fare e cosa no, però pare che comunque la montagna sia una delle attività ammesse. Ti ho perso. Sì, Mi hai ci sentito? sei? Io ti ho perso per un Sì, attimo. ho sentito Ilaria, sì. Io credo anch'io che ci sia un po' di confusione su questo aspetto. Tuttavia, la corsa, diciamo, anche all'infuori dei nostri comuni, quindi per chi vive in montagna è molto più semplice, perché basta attraversare un confine correndo e si è già in un altro territorio, ma si può ritornare anche con un breve giro, no? Per tornare sui tuoi passi.
sarà, diciamo, qualche cosa che va a vantaggio dei runner proprio in questi termini. In più c'è anche da dire che quando ci si trova in natura è molto più difficile il contatto anche di assembramento piuttosto che con altre persone, come magari invece può avvenire in una città. Sicuramente nella città sarà molto complicato ancora per un periodo quello di fare lo sport senza incorrere anche in questa tipologia di restrizioni, mentre fuori, secondo me, già si può pensare di essere abbastanza liberi. Però è cruciale anche il tema della sicurezza, perché comunque magari appunto, visto che sarà un ambiente probabilmente consentito, c'è la possibilità che anche persone si avvicinino a un ambiente come può essere la montagna, che però è un ambiente da approcciare per gradi. Assolutamente, sono d'accordo su questo, lo dicevo anche prima, ma soprattutto per evitare anche degli infortuni. Bisogna cercare di non partire subito a tutta, anche se magari la voglia è quella di percorrere subito i 10 km magari che facciamo normalmente in piano. Bisogna capire che farli su un percorso saliscendi, su una discesa, soprattutto mette a dura prova i tendini, la muscolatura di noi atleti. Quindi bisogna cercare di avvicinarsi per gradi, fare comunque camminare, soprattutto anche quando magari ci viene di correre, ma nelle prime fasi è giusto dare spazio comunque a una gradualità, come dicevi tu, proprio perché è molto importante, salvaguardare la prima fase, che è quella appunto quella di avvicinarsi in punta di piedi. Dall'altra parte bisogna anche considerare che l'attrezzatura per andare a correre in montagna o comunque fare del trail è diversa rispetto a quella che utilizziamo solitamente per fare dei sentieri, per fare della corsa su asfalto oppure in un parco. Bisogna considerare il fatto che se noi ci avventuriamo comunque in un sentiero sulla montagna può cambiare il tempo, quindi è sempre meglio, è sempre utile avere con noi anche una giacca vento, un qualche cosa che ci possa proteggere dalle intemperie per momenti in cui magari il cambio repentino di clima ci possa cogliere impreparati. E dall'altra parte anche l'attrezzo, proprio quello puramente tecnico, che è la scarpa, deve possedere delle caratteristiche che ci proteggano appunto dall'asperità del terreno, dai sassi, dalle rocce, da comunque regali anche una sensazione di comfort al nostro piede, per tutte quelle che sono queste tipologie che ricerchiamo. Ma co in cosa differisce una scarpa da trail running da una scarpa che uno può mettere per camminare in montagna o per correre? Beh, innanzitutto il battistrada, volgarmente la suola, anche se la suola poi riguarda un po' tutto il comparto, quello che sta sotto il nostro piede, però il battistrada è molto più scolpito, possiede degli intagli, dei tappi che servono praticamente a garantire la trazione e anche la frenata. Tutte caratteristiche che una scarpa da su strada invece non ha, perché la scarpa è molto slick, non ha degli intagli così generosi che non servirebbero sull'asfalto. Ecco, tutto, diciamo che la prima caratteristica è questa, e poi è una scarpa più protettiva, è una scarpa che contro gli urti, contro diciamo delle situazioni che si possono venire a creare su un sentiero, salvaguardia sicuramente il piede. Ok, perché tu appunto accanto alla carriera di atleta adesso cioè, sei entrato ufficialmente nel management di scarpa e quindi cioè, diciamo, il tuo ruolo sarà questo, quello di mettere a disposizione la tua, diciamo, la tua conoscenza dal punto di vista di chi, insomma, dell'atleta. Certo, quantomeno io ci voglio provare perché voglio dire, sono entrato in punta di piedi in un'azienda senza mai averci lavorato in un'azienda prima. Ho collaborato sicuramente alla costruzione di alcuni modelli con delle altre aziende, con degli altri brand, ma diciamo che tra il suggerire e proprio l'essere quello che mette in pratica determinati meccanismi, ce ne passa. Sto rapidamente imparando comunque da persone che hanno una grandissima esperienza e sono veramente contento di poter collaborare con loro, soprattutto per mettere appunto in esperienza questa mia, cioè a frutto questa mia esperienza di tanti anni da corridore,
con appunto il mondo del lavoro e in questo diciamo sono certo che i risultati non tarderanno ad arrivare perché credo che quando ci siano persone preparate soprattutto a livello tecnico a collaborare alla costruzione diciamo, di una calzatura poi tutto sia più semplice da mettere in tavola. Però appunto non sei uno che si tira dietro di fronte alle sfide, quindi... Beh, senti, ti chiedono, Matteo ti chiede, ciao Marco, puoi consigliare un tipo di scarpa per iniziare a correre in montagna? Quindi per un beginner? Beh, diciamo che visto che comunque siamo dentro la nostra azienda in scarpa, quindi ad Asolo, inizierei già subito con il dire che la Spin Ultra, che è un nostro modello di punta della stagione, può essere sicuramente la scarpa che in questo caso, può andare bene per diverse tipologie di runner, soprattutto dall'atleta più pesante a quello più leggero, che inizia soprattutto a correre. Quindi Spin Ultra è il modello per te. Spinotta. Senti, ma uno deve avere già un allenamento di base di un certo tipo per poter iniziare? No, secondo me questo è una cosa che, come dicevo prima, va fatta per gradi, ma non deve essere per forza già un corridore. È utile all'inizio correre, diciamo, se uno proprio inizia alle prime basi. Alle prime armi deve crearsi una piccola base di corsa in piano, soprattutto perché è utile che soprattutto la parte del gastrocnemio, che è il polpaccio, si abitui a queste sollecitazioni col terreno nel gesto della corsa. Quando siamo già un pochino avvezzi a questa tipologia di esercizio, allora possiamo spostarci sulla salita e qui è utile all'inizio farla camminando, proprio aiutandosi anche con le mani sulle ginocchia, proprio per aiutare il quadricipite a fare della forza, a creare un attimino la sua struttura, quella che è utile poi al corridore in montagna. E poi la parte che sembrerebbe più facile, ma in realtà è la più difficile, l'abituarsi alle discese. Questa è forse l'ultima fase, che però va molto presa in considerazione perché alle prime armi può regalare dei dolorosissimi problemi ai muscoli. E non bisogna spaventarsi, è il muscolo che si adatta. Logicamente bisogna farlo anche qui per gradi. Non è utile fare subito 1000 metri di dislivello in discesa, ma farne magari 200 e poi pian piano aumentare. Ma è esatto, la parte in discesa è anche la parte più pericolosa, se vuoi. No, dipende che discesa affrontiamo. Se parliamo comunque di discese, magari con una pendenza non troppo accentuata e su un terreno semplice, che può essere una strada bianca, una strada sterrata, non c'è nulla di pericoloso. L'importante è, ecco, stare in equilibrio, questo sì. Quando si scende un sentiero verticale, chiaramente le cose si complicano, però appunto bisogna farlo per gradi e cercare di adattare la propria, esperienza anche al grado di difficoltà del terreno. Per farci un esempio, la pendenza di, cioè di una gara, per esempio di Coppa del Mondo, com'è? Beh, allora, se parliamo di corsa in montagna, ci sono dei percorsi che non sono così difficili, sono molto molto scorrevoli, è una, per modo di dire, una corsa campestre molto rapida. Se parliamo invece di skyrunning, lì stiamo parlando comunque di pendenze anche al 50% di dipendenza. Io dico che per fare un paragone, ecco, magari per chi abita a Milano, iniziare magari con una discesa che può essere la montagnetta di San Siro sulla strada bianca, può essere già un utile allenamento, un valido allenamento per imparare a correre un po' in discesa. Poi lì ci sono sicuramente delle situazioni dove si possono affrontare dei tagli e quindi aumentare ancora di più la tecnicità del terreno. Senti, una delle gare forse più famose in Italia è il Tour de Géant. E quali sono le altre gare magari da seguire o se quando ripartiranno? Perché appunto mi dicevi prima che c'è lo stop ovviamente fino al 31 luglio, mi stavi dicendo. Esatto, sì, le federazioni hanno imposto, diciamo, come sicurezza questo termine. Vedremo cosa succederà. Il Tour de Géant di solito si svolge a settembre
è ancora, diciamo, in predicato se verrà svolto o meno, ma questa è la gara forse di endurance più importante al mondo, perché è la gara di 330 km con oltre 26.000 metri di dislivello, quindi parliamo di una cosa folle. Ci sono gare un pochino più abbordabili, tra virgolette, perché sono lunghe 160-170 km, tra cui appunto la più importante al mondo, che è l'Ultra Trail de Mont Blanc. Questa si svolge a Chamonix ed è una gara molto molto importante. Qui in Italia l'altra, diciamo, più importante, molto più forse anche più importante del Tour de Jeanne, è la Varé d'Ultra Trail, che quest'anno purtroppo è saltata perché normalmente si svolge a fine giugno e gli organizzatori hanno dovuto loro malgrado dare appuntamento al 2021. Senti, Io ma qui... partirei. Dimmi. Prego, no, volevo dire che ci sono sicuramente delle altre possibilità per gareggiare, forse durante l'autunno vedremo quali restrizioni verranno apportate dai governi per queste tipologie di manifestazioni che, lo ricordo, diciamo, hanno l'assembramento come peculiarità, quindi sarà molto difficile capire se tutto potrà svolgersi come lo è stato fino ad ora. Quindi tu vedi una seconda parte, diciamo, della stagione un po' difficoltosa. La vedo molto male, ecco, diciamo così, sì. In questo momento credo che sia da favorire anche l'aspetto della sicurezza, ma come d'altronde prima di mettere a repentaglio comunque o addirittura magari rischiare un'epidemia per colpa di una gara. No, esatto, questo sicuramente, però prima o dopo anche quando tutto si inizierà un pochettino a rimuovere, a tornare alla normalità, pensi che verranno adottate delle misure magari o per far svolgere le gare in sicurezza o per, non so, anche per quanto riguarda gli allenamenti? Sicuramente verranno portate. Mi senti, Lario? Ti ho perso un Dicevo, attimo, ma... sì, io ho sentito la domanda. No, verranno sicuramente apportate delle misure di sicurezza si sta parlando per esempio di partenze scaglionate ad onde, magari di 30 persone, in modo da evitare questo assembramento di cui parlavamo prima, oppure magari l'annullamento di situazioni come pasta party piuttosto che premiazioni con tutti. Questo credo che siano le prime cose che verranno posto l'accento sulle organizzazioni eventualmente che verranno proposte nell'autunno. Credo però che comunque dovremmo aspettare a cosa succede con il Tour de France, che sarà, se si svolgerà il 26 di agosto come è stato annunciato, questa credo che darà le linee guida per come si svolgeranno le manifestazioni meno importanti durante l'autunno. Senti, cosa sarà la prima cosa che farai una volta finito il lockdown? O il primo posto dove ti andrai a allenare una volta che potrai andare ovunque? Beh, allora posso dirtelo quasi sicuramente lo farò oggi pomeriggio, perché più tardi nella sera, perché in Veneto ormai io sono qua durante, diciamo, la settimana per motivi di lavoro. Il Veneto consente già di uscire di corsa dal comune, perciò ci sono i bellissimi colli di Asolo che mi aspettano. Questo forse sarà la prima vera uscita dopo tanto tanto tempo di Tapirulan. Bene, allora buona corsa, goditela anche per noi, almeno da parte mia sicuramente, visto che in Lombardia e da Milano vado da poche parti. Quindi ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi oggi. Grazie ancora. Tra poco ci sarà alle 4 ci sarà il nostro direttore moda Nick Piras insieme a Candela, quindi rimanete con noi anche più tardi. Grazie Ciao! mille a tutti. Ciao, eh. Ciao, ciao, ciao!